Buongiorno e ben ritrovati alla nostra quasi quotidiana rubrica Un limerick al giorno forte, troppo forte. Questa condizione di forzato isolamento, clausura a cui molti di noi sono tenuti, coloro che non debbano andare a lavorare per garantire i servizi essenziali, mi fa pensare a figure storiche che abbiano vissuto periodi di esilio, di reclusione ed esclusione dalla società, a un Garibaldi a Caprera, a un Napoleone a Sant'Elena o all'Isola d'Elba, a una monaca di Monza, a una Penelope che in effetti non era propriamente in esilio, però del resto da quest'isola ventosa non poteva spostarsi. Alle prese questa Penelope con un Telemaco adolescente. Sono veramente preoccupata per il mio Telemaco. Era torinese per parte di madre, Penelope. Sono preoccupata, non so più cosa farci fare a sto ragazzo, eh? Ci faccio sbucciare le patate con il rasoio elettrico, ci faccio denocciolare le olive con il taglierino, ci ho anche sgomberato il corridoio d'ingresso per farlo giocare a squash, però me lo vedo proprio spento. L'altro giorno addirittura ci ho detto al nostro cane Argo: senti Argo, escimi il Telemaco a fare una sgambata perché me lo vedo proprio depresso. È così, però noi umani nei momenti difficili sappiamo trovare le risorse. Ci rivolgiamo ai valori più alti. La glicemia, che sta avendo un'impennata assurda, visto l'aumento del 50% del consumo di creme spalmabili, infatti le categorie che lavoreranno di più alla fine di questa quarantena non saranno solo i divorzisti e i dietisti, ma anche i dentisti, effettivamente sarà così. Ci rivolgiamo ai valori più alti. La legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra di me. C'è chi si rivolge agli epidemiologi, chi ai virologi e noi da persone razionali, raziocinanti, positiviste, postilluministe, quali siamo, ci rivolgiamo agli astrologi. E quindi ho pensato di vergare per voi, ne è vero, un modesto oroscopo. Ho consultato le stelle, la notte era senza luna e coperta, però io le stelle le ho consultate lo stesso. E quindi raggrupperò brevemente questo oroscopo per triadi. Segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Segni di fuoco scalpitanti, sempre accesi, a casa tocca stare come brace sotto la cenere sospesi. Segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Segni di terra, radicati e pazienti, tutto sommato questa clausura vi lascia quasi indifferenti. Segni di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, aerei segni, un po' folli, irriverenti. Portate pazienza, stringete i denti. Cancro, Scorpione e Pesci, a cuore i fratelli, come un fiume carsico vi tocca riposare, in attesa di poter al più presto, con nuova vitalità, sgorgare. Capisco che questo po' di cultura non è per tutti i palati, po' staccato, non è per tutti, lo capisco, mi rendo conto. Ma veniamo al limerick. Vi sento trepidanti, trepidanti. Un utente della biblioteca di Marcheno, legge molti libri, ma tutti, chissà perché, fino alla pagina 101, non una di meno. Convince poi parenti, amici, ex morose, il panettiere, a leggere il resto, per poi farsi dire punto per punto come le sue letture vanno a finire. Adesso ha tra le mani un manuale di taglio e cucito scritto in rumeno. Vi ringrazio della vostra attenzione, vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato. Buona giornata, a presto.